Partiamo con il nostro appuntamento di oggi. Allora, buonasera, ripeto, io sono Simona Bernabei e sono il referente pedagogico e twinning per la Regione Toscana. Sono una docente di lingua inglese, insegno al Liceo Rosmini di Grosseto, che è anche la scuola polo per i twinning a livello toscano. Siamo qui oggi pomeriggio per parlare di strategie per l'ottimizzazione della didattica digitale integrata. In questi giorni, devo dire che più o meno, credo, tutti noi o molti di noi si trovano a casa o comunque un po' a casa, un po' a scuola a lavorare con i propri studenti. Quindi devo dire che più che opportuno questo incontro di stasera, ritengo, noi abbiamo già nell'arco dell'anno, già a partire dai primi di marzo, fatto un programma piuttosto denso di webinar che trovate tutti in registrazione sul canale YouTube eTwin in Toscana, in cui ci siamo occupati di didattica digitale a distanza nel momento della prima emergenza. Abbiamo anche come gruppo toscano, e poi vi spiego cos'è questo gruppo toscano brevemente prima di dare la parola a Simone Bionda, che presenterò in modo più adeguato anche per con gli ultimi colleghi che si sono aggiunti. Dicevo, abbiamo fatto come gruppo toscano anche due progetti che sono presenti sulla piattaforma. Uno è eTwin in Toscana a distanza, che si è occupato proprio del è stato uno spazio di lavoro in un momento in cui molte scuole ancora non si erano dotate o stavano iniziando a dotarsi di una piattaforma per la didattica digitale a distanza. Abbiamo appunto creato questo spazio di progetto nel quale sia gli ambasciatori eTwinning per la Toscana che altri docenti italiani si sono in cui appunto che è stato utilizzato come spazio digitale dentro il quale mettere la propria classe o le proprie classi. Un altro progetto che noi abbiamo realizzato è stato, si è chiamato A Quarantine Diaries ed è stato un progetto dedicato esclusivamente o quasi esclusivamente ai docenti. Nel momento del lockdown abbiamo lavorato proprio sull'aspetto emotivo, diciamo, del nostro lavoro, di quel momento particolare. Vi chiederei di nuovo per cortesia di chiudere, scusate, la web e l'audio. Noi continuiamo con questo nostro programma di webinar fino alla fine dell'anno, grosso modo fino a metà dicembre, e troverete via via indicazioni non solo sul sito dell'USR Toscana, ma anche sulla pagina Facebook eTwin in Toscana, sul canale YouTube eTwin in Toscana e naturalmente sul portale eTwinning.indire.it che diffonde tutte le iniziative che si svolgono a livello regionale. Siamo, come dicevo, il gruppo toscano, quindi il gruppo di ambasciatori toscani che sono docenti che prestano servizio in scuole di diverso ordine e grado, localizzate diciamo grosso modo in tutte le province toscane, e quindi il ruolo degli ambasciatori è quello di essere un punto di riferimento, un appoggio, un sostegno, un supporto qualora voi voleste. Ora in questo momento è difficile pensare di poterci vedere di persona nelle scuole, ma sicuramente questo è, diciamo, il ruolo preponderante degli ambasciatori, cioè parlare con chi abbia voglia di fare eTwinning e di mettere diciamo un piede nella piattaforma eTwinning e lavorare in eTwinning. E in questo momento facciamo formazione a distanza, speriamo presto di poter tornare anche ai nostri eventi in presenza. Trovate tutti i nostri indirizzi, adesso io via via metterò anche di nuovo il foglio delle presenze in chat. Passerei la parola a Simone Bionda, che, come dicevo prima, è docente di lingua e cultura spagnola presso l'Educandato Statale Santissima Annunziata di Firenze. È un eTwinning Ambassador, un ambasciatore eTwinning. Vi racconterà le sue strategie per ottimizzare la didattica digitale integrata.
Poi lasceremo un po' di tempo per le domande, per le vostre domande. A seguire arriverà da noi anche la Laura Ruggero, che come dicevo è un'altra ambasciatrice Twinning per la Toscana, che al momento sta iniziando a fare la sua presentazione nell'altra stanza che abbiamo aperto in parallelo, per gestire in modo più adeguato tutte le presenze e per potervi seguire nel modo più corretto, oltre che ovviamente per potervi ospitare semplicemente, perché insomma, come sapete, G Suite presenta dei limiti da questo punto di vista nella versione base. Quindi io passerei direttamente la parola a Simone, vi chiederei di nuovo di chiudere i vostri microfoni e webcam. Se avete dei dubbi, delle questioni, le lascerei per l'ultima parte della in coda, diciamo, alla prima parte, però insomma io seguo la chat, per cui qualsiasi dubbio voi abbiate potete scrivere, io vi rispondo, d'accordo? Quindi Simone, darei la parola a te, buon inizio. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Simona per la presentazione, ha già detto la cosa per me fondamentale, sono un insegnante di lingua e cultura straniera, quindi ho una materia che mi richiede di lavorare varie competenze con i ragazzi, scritte, orali, e di conseguenza la mia situazione ideale, il mio habitat ideale, come per la stragrande maggioranza di voi, è l'aula e la situazione in presenza, ovviamente. Ciò non di meno ci troviamo oggi a dover invece avere a che fare con una situazione differente, con questa didattica digitale integrata, che per alcuni da settembre in poi è stata recepita un po' come una novità, qualcosa di del tutto inatteso, quasi come qualche follia di alcuni dirigenti, eccetera. In realtà il decreto ministeriale che ci parla di didattica digitale integrata risale al 26 giugno scorso, numero 39, quando probabilmente eravamo tutti strapresi veramente dalla fine delle lezioni, dalla chiusura dell'anno scolastico nei cicli inferiori, la media alla secondaria di primo grado, la maturità, fine maturità così strana per noi del secondo grado, eccetera. Quindi forse sì, recepita, momento di riflessione sulla cosa, ma poi l'obiettivo, non so per voi, per me all'epoca era uscire da quel percorso che è stato veramente farraginoso. Vedevo l'estate, si vedeva una situazione che sembrava migliorare, insomma si voleva arrivare al momento di libertà, però prima o poi dovevamo tornare per forza a fronteggiare questa realtà. Quindi ora ci siamo e stiamo avendo a che fare con appunto un qualcosa definito già a giugno, a fine giugno, quando viene appunto fornito un quadro di riferimento per progettare la ripresa dell'attività scolastica a settembre, con particolare riferimento, dice, alle necessità per le scuole di dotarsi di un piano scolastico per la didattica digitale integrata. Poco più avanti dice, didattica da adottare nelle scuole secondarie di secondo grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, cioè quello era già previsto a priori, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, eccoci, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, speriamo di no, come sappiamo tutti, per alcuni di noi è già così, le classi sono già a casa, a causa delle condizioni contingenti. E il concetto di necessità contingenti, però, ecco, sul decreto 39 in questione, cosa ci dice? Ogni istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione e formazione, cioè già questa comprende tutto, quindi dal
dall'infanzia all'università, dall'infanzia alle serali alla casa circondariale, tutto, tutto, tutto. Ogni istituzione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Queste due parole, sincrone e asincrone, sincrono e asincrono, in quest'ultimo periodo, non so nelle vostre realtà, ma immagino di sì, è vero che tutto il mondo e paese, hanno creato non poco scompiglio. Il concetto di sincrono e di asincrono, quanta percentuale di una, quanta dell'altro, cosa è sincrono, cosa non lo è. Sempre basandoci su questi decreti e circolari e quanto è stato emesso e pubblicato, eccetera, si intende per attività sincrone quelle che presumono la videolezione, ci dicono, ossia l'interazione diretta insegnante-alunno, e va bene. La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo svolgimento di elaborati o test individuali, in forma individuale o collettiva, con la presenza dell'insegnante. Va bene, un'indicazione sicuramente interessante e utile, soprattutto per quanto riguarda la videolezione. Come asincrone, le attività che vengono indicate sono quelle che presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento e possono essere, e qua abbiamo solo degli esempi, ci dicono studio autonomo o in gruppo del materiale didattico digitale fornito dall'insegnante, studio o approfondimento su materiale indicato dall'insegnante, produzione scritta in relazione alle varie discipline. Anche questo, chiaro che tutto dipende dalle discipline che insegniamo, molto dipende da quello. Chiaro che non si può generalizzare un discorso. Il mio di questa sera riguarda l'insegnamento delle materie umanistiche, diciamo. Io insegno lingua, insegno letteratura, civiltà, storia, che riguardano i paesi in cui si parla spagnolo. Quindi affronto diverse tematiche nelle quali si possono riconoscere altre discipline, la storia, appunto, la filosofia, altre discipline che si possono collegare per gli argomenti che nel mio piccolo rientrano nella civiltà, però che possono essere anche per altre materie importantissimi, quindi che possano essere sviluppati in maniera molto approfondita. Quindi aspetti storici, aspetti sociali, politici, scientifici, collegamenti col mondo attuale, con la realtà quotidiana, quindi insomma le possibilità sono per me davvero molte, però gli esempi che darò oggi immagino possano essere magari di spunto, dare qualche idea anche per insegnanti di altre discipline. Non abbiamo il tempo questa sera di lanciare piccoli sondaggi online per sapere quanti assistenti ci sono, quante persone, quanti docenti di materie scientifiche, quanti umanistiche, eccetera, sono presenti, però il discorso spero possa servire a tutti. Partiamo dall'elemento principale, quello che è stata la caratteristica delle nostre lezioni l'anno scorso, la videolezione. La videolezione per molti docenti, da quanto è risultato dai feedback che hanno sono stati fatti girare parecchio nel corso dell'estate in riferimento all'anno trascorso, ma come pare si stia ripetendo adesso in alcuni casi, la videolezione da alcuni è stata recepita proprio come la riproposta della stessa lezione che faremmo in classe con un microfono, semplicemente, e uno schermo nella quale si appare di fronte agli alunni. È evidente che, ma questo lo sappiamo benissimo, che pensare di fare la stessa lezione che si è fatta in classe sino a ieri, portarla davanti alla webcam, così come stiamo facendo oggi, per un'ora intera di lezione, come facevamo prima, non abbia necessariamente gli stessi effetti. E se pensiamo al nostro pubblico, soprattutto nel momento in cui l'insegnante appare, l'effetto della videolezione può essere soprattutto
di un tipo. Pensiamo ai nostri alunni, quelli che passano direttamente, praticamente dal letto alla scrivania, al computer, da quelli più grandi a quelli più piccoli, quelli un po' più grandi, persino al gatto che passa sulla scrivania ogni tanto a salutarci. Purtroppo spesso vediamo dalla prima ora con i rimasugli di sonno all'ultima ora, quando ormai la stanchezza si fa sentire, ci capita di vedere sbadigli e sguardi spenti che segnalano quello che definire un calo d'attenzione sarebbe decisamente buono, ecco, sarebbe ottimistico. Quindi forse bisognerebbe riflettere un pochino sul nostro modo di fare video lezione. Spero che non stiate sbadigliando in troppi. Ho fatto vedere foto simili in un seminario proprio Twinning l'anno scorso e in presenza ancora, quindi all'inizio dell'anno, e sbadigliavano tutti. Non avevo pensato all'effetto che ha la foto dello sbadiglio. Però ecco, mi collego a questo effettivamente, l'importanza dell'immagine quando facciamo una video lezione. Ho assistito io personalmente a video lezioni anche indirizzate ad adulti come noi, in corsi d'aggiornamento, eccetera, video lezioni nelle quali il docente, la persona che parla, non si rende conto che almeno per il primo quarto d'ora c'è il primo piano dei suoi incisivi o dell'orbita oculare o di un orecchio. Che uno dice, beh, può capitare, manca l'esperienza, non si nota la cosa subito. Il fatto è che in quel momento per i nostri alunni, dalla classe più seria alla classe più sgangherata o che più facilmente si distrae, quello è un motivo sicuramente di distrazione. In quel momento partono i WhatsApp, il prof ci mostra i denti, oppure il prof ha le basette lunghe, ecco. Quindi una cosa importante è, a mio parere, non centrare la lezione sul nostro viso e basta. Purtroppo molti lo fanno, molti si siedono davanti alla webcam, ma giustamente, nel senso che non è detto che ci sia stato insegnato a fare diversamente, ci sia stato dato una competenza per fare in modo diverso. Stiamo improvvisando tanti, molti, chi in un modo che in un altro. Quindi diciamo che la cosa importante sarebbe usare lo schermo per condividere il materiale che stiamo utilizzando, perché fosse anche solo la pagina del libro, se i ragazzi ce l'hanno va bene, se i ragazzi iniziano a dire io l'ho ancora a scuola perché pensavo che saremmo tornati, oppure io quel libro non mi ha, a me quel libro non è ancora arrivato, non so quando arriverà, sappiamo benissimo che problemi ce ne sono sempre mille, scuse sono tante. Condividere il materiale è un primo passo per avere l'attenzione di tutti. Il materiale può essere appunto la pagina del libro, può essere un'immagine, una semplice immagine, a seconda delle nostre finalità. La differenza tra il mio viso e l'immagine è effettivamente che quella attrae in modo differente, attira l'attenzione in modo differente, soprattutto se la scegliamo con il criterio. Con la finalità di attrarre l'attenzione dei ragazzi. Se poi un'immagine interattiva, ci sono alcune app, programmi come ThingLink e Genially, di Genially parlerete dopo con la collega, lo vedrete, vedrete come funziona, che servono a rendere interattive delle immagini, cioè a poter cliccare sullo schermo davanti ai vostri alunni, su alcuni elementi delle immagini ed aprire dei collegamenti. È una cosa in realtà non difficile da fare, è una cosa che ripeto sempre, che c'è la parola magica che si chiama tutorial. Quando mi parlano di un programma interessante, io solitamente metto un nome su Google, nome del programma e tutorial, e ne trovo tantissimi. Cerco quello che mi pare più semplice e così imparo ad usare tanti programmi. La maggior parte è quella. Poi ci gioco un poco e piano piano imparo qualcosa di più. Altre cose sono presentazioni in PowerPoint, impresi, Genially di nuovo, anche Genially,
veramente merita, dopo lo vedrete, o anche una semplice presentazione di Google, che è come un PowerPoint, che però ci permette di lavorare sia presentando una presentazione nostra, scusate il gioco di parole, che lavorando insieme ai ragazzi su una presentazione. Dopo vi farò vedere un esempio di una cosa che ho fatto prima l'anno scorso, diciamo. Ecco, lì, in questo primo caso stiamo parlando di lezioni in sincrono. Cosa fare? Non è detto che io debba per forza passare un'ora a parlare. Posso commentare una pagina, un'immagine, oppure seguire una presentazione. Chiaro, come sfondo ci sarò sempre io che parlo, il suono sarà quello, c'è la mia spiegazione, che è quello che voglio che passi essenzialmente, ma la presentazione ovviamente sarà un punto d'appoggio per i ragazzi visivo, per tenere il ritmo, per seguire il mio discorso, e beh, anche a noi serve comunque, per come sto facendo adesso, seguire la presentazione mi permette di dire tutte le cose che mi sono riproposto di dire, senza di questa di sicuro ne perderei qualcuna. Vorrei però passare al concetto di asincrono invece, perché non ho molto tempo a disposizione e perché è quello che più problemi, a mio parere, sta creando in realtà, paradossalmente. So di alcuni colleghi che si sono rifiutati di fare la parte asincrona, hanno proposto lezioni sincrone, sempre, e quando alunni e genitori hanno detto, si sono un po' lamentati, dicendo, si era parlato di un 75% nelle nostre scuole di sincrono. E quando altri colleghi hanno detto, beh, rinuncio io, non è facile, prova a rinunciare anche tu, insomma. E la risposta è stata, è che io non sono capace di preparare dei filmati, di fare delle lezioni che si possano vedere, che sostituiscano la mia lezione e che possano sostituire quell'ora in presenza, quindi preferisco farla in presenza. E questo effettivamente significa che non è del tutto chiaro questo concetto di asincrono. Nessuno chiede video lezioni pazzesche, nessuno pretende competenze digitali che, è vero, non ci sono state date su larga scala, cioè chi le ha se le è create, chi non le ha non è che non abbia voluto perché pigro o perché non interessa, e che probabilmente si è creato competenze in altri aspetti, come tutti facciamo. Quindi non si può colpevolizzare nessuno, né da una parte né dall'altra. Ora però ci troviamo in questa situazione e dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Asincrono, io posso semplicemente proporre un video già esistente, lo posso trovare ad esempio su YouTube, ce ne sono molti. L'unica cosa è questa, c'è gente che ad esempio sostituisce i suoi 45 minuti di lezione con video da 45 minuti da guardare al posto della lezione sui quali lavorare. Ecco, le prime ricerche già sulla didattica tramite il video, quindi quelle legate alla flipped classroom, quindi dagli inizi degli anni 2000 in poi che si parla di questa cosa, dimostrano che la soglia di attenzione degli adolescenti effettivamente difficilmente supera i 10 minuti, soprattutto se si parla di contenuti densi. Contenuti densi non vuole necessariamente dire una lezione di fisica quantistica, ma anche solo contenuti di storia, date, eventi, nomi, località geografiche che non conoscono, quindi non sono riferimenti già dati, ma elementi che vanno cercati, vanno approfonditi, eccetera. Quindi questo non significa che non posso dare video più lunghi di 10 minuti, significa che devo dare loro il tempo, appunto, di prendersi una pausa dopo 10 minuti, di elaborare questi contenuti, di assicurarmi che non siano andati persi. Quindi una possibilità, ad esempio, sono programmi tipo il Puzzle che permettono, ad esempio, da un video di YouTube o di Vimeo, di caricarlo su questo programma e di spezzarlo ogni tanto, bloccarlo e inserire delle domande di comprensione. È già tutto all'interno del programma. Basta ovviamente guardare un tutorial, come per tutto, e basta provarci un po'. Non si tratta di perdere settimane, ma proprio questione di
qualche ora, diciamo, in base alle nostre, alla nostra capacità di apprendere a livello digitale. Però quello dà l'opportunità, ad esempio, su un programma, su un video più lungo, di spezzarlo, di creare queste attività di comprensione che ci assicurano che i ragazzi ne vedono un pezzo alla volta, comprendendone il significato. A loro invece permette di avere man mano un feedback sulla parte precedente prima di poter accedere alla successiva. I video sicuramente sono un'ottima risorsa, però teniamo presente che appunto, per quanto possano essere ben fatti, possano essere belli, ci sono ottime puntate di Piero Angela, di suo figlio, che trattano argomenti che, presi dal libro di storia, ad esempio, potrebbero essere anche difficili, diciamo, per certi aspetti. È chiaro che presentati da loro con i mezzi di Mamma Rai sono tutta un'altra cosa. Però effettivamente non è detto che i nostri alunni riescano a seguire una serata, il corrispondente di una serata intera, su un argomento storico non particolarmente facile per loro. E quindi, per quanto a noi sembrino piacevoli, leggeri, ben fatti, leggeri nel senso positivo, il modo di affrontare questi argomenti, non è detto che l'effetto sia lo stesso sui nostri studenti, anzi il rischio è quello di spaventarli per la mole di informazioni, la quantità di contenuti che vengono trasmessi. In quel genere di video spesso colpisce l'aspetto scenografico più che quello contenutistico. Quindi se lavora con noi adulti, che sui contenuti già ci siamo, almeno dovremmo esserci per molti di quelli, sono effettivamente trasmissioni di approfondimento, ci permettono di imparare qualcosa di più che non sapevamo ancora. Per i nostri ragazzi no, mancano le basi in molti casi, quindi è una valanga di informazioni, di dati, eccetera, che corrispondono a capitoli dei loro libri, per fare una proporzione. Quindi non sempre l'esito è positivo in termini di trasferimento di contenuti. Quindi anche quelli vanno divisi, vanno separati o vanno proposte delle sezioni dei video. Asincrono 2, i lavori autonomi. Lavori autonomi possono essere di vario tipo. Non è detto che dobbiamo dare gli esercizi del libro, assolutamente, soltanto quelli intendo. Ci sono altre possibilità. L'anno scorso ho usato, mi era capitato in passato ma in maniera del tutto estemporanea, l'anno scorso l'ho usato in diverse classi, ho proposto le biografie di autori che dovevamo vedere, sempre per ottimizzare i tempi, le ho lasciate come lavoro autonomo. Ma invece di proporre soliti questionari di comprensione, ho chiesto di analizzarle attraverso un'intervista. Quindi, cercando di sviluppare la loro capacità di discriminazione, di informazioni necessarie, superflue, eccetera, e a livello linguistico, per praticare la forma interrogativa, la forma affermativa, ho chiesto di individuare 10 domande e 10 risposte, immaginando di lavorare per un giornale cittadino, all'autore in questione. L'abbiamo fatto, noi lo facevamo su Sepulveda, che tra l'altro in quel periodo è anche, si è anche ammalato e poi è mancato, quindi è stato, l'anno scorso è stato un argomento che si è protratto nel corso di tutto l'anno, anche se non era prevista la cosa. Altre proposte di lavoro autonomi possono essere produzioni scritte e guidate, con indicazioni da seguire, ad esempio lo sviluppo di ricerche su un determinato tema, divise in varie parti, una settimana un aspetto, la settimana successiva il seguente, dando le indicazioni degli argomenti da sviluppare. È possibile richiedere delle presentazioni, ad esempio, sempre in PowerPoint o in Prezi o con questi altri programmi che i ragazzi non sempre sanno utilizzare. Molti arrivano dalla scuola di secondaria di primo grado con PowerPoint, sì, capacità buone in PowerPoint, hanno fatto presentazioni, sanno ricrearle, però spesso quando gli si presentano altre possibilità si illuminano, e quindi quella diventa la chiave per motivarli a fare un lavoro che a noi
ciò che interessa e che trasmetta dei contenuti, ovviamente. Però, ad esempio, il semplice per chi già l'ha visto negli ultimi anni, il semplice Prezi, per esempio, in una mia classe era praticamente sconosciuto. E indipendentemente dal fatto che sia un PowerPoint con le slide che si muovono in un certo modo, i ragazzi hanno scelto di fare le loro presentazioni tutti con quello. Si sono andati a cercare, dopo una piccola lezione introduttiva che abbiamo fatto, sono andati a cercarsi i tutorial per approfondire le varie possibilità e hanno fatto ottimi lavori di presentazione. Altre attività che ho proposto come lavoro autonomo e che a me servissero per poterle valutare sono stati i podcast e i tutorial. I podcast sono, diciamo, registrazioni audio, come una trasmissione radio su un argomento che chiedo loro di sviluppare. I tutorial invece sono quelli che si vedono su YouTube. Ad esempio, l'anno scorso ho fatto in una classe l'imperativo affermativo, l'imperativo negativo. Bene, eravamo già a casa, non avevo modo di interrogarli se non sprecando le mie ore, sprecandolo nel senso buono, diciamo, il tempo che avevo a disposizione per le lezioni online, usarlo per interrogare tutti loro. Ho chiesto loro di inviarmi appunto un tutorial. Una cosa che tu sai fare, che pensi che gli altri non sappiano fare o che gli possa un domani servire, fai un tutorial. Usa, deve essere breve, anche per dare loro la possibilità di creare del materiale semplice, anche poi da trasferire. Deve essere breve, 5 verbi, 5 consigli, 5 cose che consigli, affermativo, imperativo affermativo, 5 cose che sconsigli, imperativo negativo. Hanno fatto di tutto, hanno fatto, ovviamente hanno anche, facendo il video, messo in pratica la cosa. Per loro c'era l'aspetto ludico, sicuramente, ma hanno rispettato le mie richieste, hanno usato i cinque imperativi, affermativi e negativi, hanno rispettato i tempi, sono stati all'interno dei tempi che io ho chiesto, insomma, il lavoro è stato molto buono. C'è chi ha spiegato come cambiare le ruote dello skateboard. C'è la ballerina, ti ha spiegato come farsi lo chignon, la maggior parte ha fatto le ricette tipiche di casa, la ricetta della nonna, e hanno fatto cose veramente stranissime, però l'hanno fatto. La cosa importante è che per tutte queste attività io ho dato loro una rubrica di valutazione, cioè ad ognuno di loro ho detto il compito che ti chiedo è questo, sappi che questa è la rubrica che userò per valutarti. Quindi ho inserito, ad esempio, per una presentazione, ho fornito loro i dati, ha inserito almeno 5 slide contenenti testo, avevamo spiegato, potete mettere in alcune slide il testo, la sostanza e altre le immagini solo per arricchirlo. L'importante però quando mandate un messaggio è il testo, quindi avevo chiesto almeno 5 slide di testo, voglio che ci siano almeno 3 immagini. Se ne mettete solo due, la valutazione è più bassa. Usando la rubrica riuscivano automaticamente a capire in base a quali criteri avrei dato il loro voto. La maggior parte di loro, sapendo cosa avrei valutato e i criteri di valutazione, ha cercato di puntare al massimo in tutti gli elementi. Quindi i risultati sono stati eccellenti praticamente in tutti i casi. Asincrono 2. Vado velocissimo, perché il tempo purtroppo è poco. Asincrono 2, qua non posso non parlare di twinning, c'è una sezione dedicata ai forum, nei progetti, e questi sono una grande opportunità perché io insegnante posso lanciare un argomento e chiedo ai ragazzi come lavoro asincrono, ragazzi, domani, nell'ora in cui non facciamo lezione, vi chiedo di guardare il forum sul progetto di twinning. Che possono fare dal cellulare, possono fare dal computer come sono comodi. Leggi il nuovo post sul forum e rispondi quello che tu pensi. Sono post che in genere richiedono un minimo di ricerca per poter rispondere. Quindi questo ad esempio riguardava il contenuto di un quadro su un progetto che abbiamo fatto l'anno scorso, i personaggi nascosti o meno noti all'interno di un quadro.
chi sono, e i ragazzi hanno dovuto andare su internet a fare ricerca, capire chi, oppure in realtà la risposta stava nel loro libro di testo, questa indicazione l'avevo data, capire chi fossero e rispondere poi sul forum se conoscessero altre opere famose che nascondono misteri. Ed effettivamente uscirono molte risposte, Il Giardino delle Delizie, alcune opere italiane, insomma andarono a cercare trovando informazioni nuove, quindi anche loro apprendendo cose che prima non sapevano. E ultimo, asincrono 3, lavori condivisi, la presentazione di classe, quello che vi dicevo. Io ho preparato uno scheletro di presentazione in Google Slides, quindi è un PowerPoint però quello di Google, ho fornito ai ragazzi il link per collegarsi e ho chiesto loro, l'argomento dell'anno scorso, una parte di storia dell'arte prevedeva Goya, e con la collega di conversazione parlavamo del ruolo della donna, quindi abbiamo unito le due cose, abbiamo chiesto loro di cercare un quadro di Goya che rappresentasse, che avesse rappresentata almeno una donna, lo descrivessero, raccontassero la storia del quadro e interpretassero, secondo loro, stiamo parlando di una quarta, quindi il livello linguistico c'era, e interpretassero, secondo loro, il ruolo della donna in quel quadro. Avevano alla base già la conoscenza dello stile dell'autore, la sua storia, il contesto sociale, che era importante. Ognuno di loro doveva scegliere un quadro e creare una slide della presentazione, come quella che vediamo qua. C'era il quadro, c'era la presentazione, e poi nella loro presentazione fatta oralmente, come stiamo facendo ora, in modalità sincrona, da casa loro, una presentazione che non potevano leggere, doveva essere una presentazione molto chiacchierata, tra virgolette, con le domande mie e della collega di conversazione, presentavano il loro quadro e venivano interrogati sul periodo storico e sull'artista. Quindi ci ha permesso di dare voti di orale a distanza, ad esempio, e i ragazzi hanno lavorato insegnandosi contenuti a vicenda, perché ognuno ha scelto un quadro che altri non avevano scelto, quindi hanno appreso dai propri compagni, peer learning, che è servito perché ovviamente li motiva sempre molto. Un'ultima cosa, una cosa utile è fornire ai ragazzi il riassunto di quanto si svolge insieme. Ad esempio, a un gruppo con il quale abbiamo letto un romanzo di Sepúlveda e al quale volevo dare un altro romanzo da leggere durante l'estate, gli ho scritto appunto: per comprendere questo romanzo hai seguito i seguenti punti, hai imparato il vocabolario specifico, individuato i luoghi dove si sviluppa l'azione, hai compreso le caratteristiche del protagonista, riflettuto sul tema presentato, hai incontrato connessioni con altre materie, trovato connessioni con altre materie, saresti capace di fare lo stesso in maniera autonoma? Scegli uno dei testi qua elencati, leggilo durante l'estate e prepara una presentazione. Quindi ho insegnato loro a fare le presentazioni. Ho letto con loro un libro durante l'anno, seguendo questi punti, e poi ho chiesto loro, ti ho spiegato come farlo, come presentarlo, ora prova da solo, così come ti ho insegnato io. Se hai altre idee da aggiungere, benissimo, altrimenti le basi io te le ho date. A settembre siamo tornati e tutti avevano svolto questo compito. Per me è molto importante perché era ciò su cui ho lavorato tutto l'anno. Purtroppo, appunto, il tempo è pochissimo, ho già superato, credo. Infatti, mi scuso, ringrazio per l'attenzione. C'è la mia mail, nel caso ci fossero domande o voleste materiali di quelli che ho mostrato molto velocemente, mi spiace, sono disposto a condividere. Grazie mille Simone. Dunque io direi che se ci fosse qualcuno già con una domanda e volesse aprire il microfono, ovviamente il benvenuto, la benvenuta. In caso contrario magari possiamo anche eventualmente raccogliere delle domande e poi pensare di fare un feedback con le domande, insomma, per cui se adesso non voglio diciamo costringere. Io avrei una domanda, certo. Ma diciamo un dubbio
cioè, che condivido con voi, visto che avete sicuramente più esperienza. Ma quando siamo entrati in DAD l'anno scorso, era definita DAD, no? E ora è definita DD. Sono ancora due cose diverse, una ha completamente sostituito l'altra, o ci sono delle definizioni particolari delle due? Perché io ancora un po' mi sfugge questa cosa. Diciamo che nella sostanza quello che è successo è stato l'anno scorso, diciamo, è una situazione in cui ci siamo trovati forzatamente tutti quanti dai primi di marzo, tutti quanti a distanza perché le attività didattiche sono state sospese in presenza. Per tutti, anche se a fasi diverse, no? Però vi ricordate per noi toscani i primi di marzo e quindi si è parlato di didattica a distanza per tutti. In realtà la DDI prevede ci sono state emanate delle linee guida del Ministero che appunto ha descritto questa modalità come una modalità a cui ricorrere in parte o del tutto, quindi per questo integrata, perché in realtà le linee guida prevedevano che noi si tornasse a scuola tranquilli, tranquilli e si facesse tutto l'anno, possibilmente tutto l'anno in classe con i nostri studenti e appunto, salvo magari delle piccole fasce, dei piccoli periodi di didattica integrata, per cui un po' a distanza, un po' in presenza, soltanto a distanza, e nei casi, perché per esempio, come sapete, nei casi dei ragazzi diversamente abili, si incoraggia il più possibile a creare una situazione a scuola in presenza in cui i ragazzi possano lavorare e quindi insomma tuttora non tutti quanti i ragazzi, perlomeno non in tutte le scuole, sono tutti a casa. Scusate, sì, esatto, sono tutti a casa. Per cui di fatto la modalità di lavoro a distanza non è che sia cambiata, sempre quella è cambiato solo il fatto che si è incoraggiato e così incoraggeranno finché si potrà il fatto di lavorare, di tenere queste scuole aperte il più possibile. I ragazzi delle medie, dalle medie in giù sono almeno in Toscana, credo se non è successo qualcosa oggi, credo che siano tutti, forse le terze medie sono a casa. Un attimo, Laura, dunque, le terze medie sono. Simone, mi confermi, tu lo sai se sono a casa le terze medie o se sono a scuola? Comunque, insomma, dalle seconde medie in giù sicuramente sono a scuola. No, la terza Sì. media è a scuola. Ecco, Ok, allora, la terza allora media è vedi. a scuola, per cui ecco, integrato significa semplicemente la possibilità di avere tutte e due le modalità, a distanza e in classe, tutto lì, ma poi di fatto quando si lavora a distanza. Cioè l'integrata è questo, l'integrata non è il mix tra sincrono e asincrono, cioè l'integrata è il mix tra distanza e presenza. Sì, cioè significa che le due modalità a distanza e in presenza si integrano nel senso possono essere compresenti nella stessa scuola o in fasi diverse nella stessa scuola, perché naturalmente loro hanno previsto nelle linee guida che ci potessero essere anche magari, e poi si è verificato ovviamente delle possibilità di contagio e di positività per cui gli studenti dovessero andare in isolamento fiduciario, addirittura in quarantena, così come i consigli di classe. Insomma, si sta verificando moltissimo, tant'è che insomma, la maggior parte di noi adesso è a distanza. Io ancora no, ma da domani sarò a distanza anch'io. Tu, Simone, sei a distanza, Io giusto? sono a distanza, ragazzi a casa e noi a scuola, sì. Ah, tu sei a scuola e continuate così a lavorare da Noi scuola? continuiamo ad andare a fare lezione da scuola, con problemi di connessione non indifferenti, mentre qua da casa lavoro benissimo, però vabbè. Scusate, io vi devo passare nell'altra stanza, vi Ok, saluto. allora Buona, grazie buon Simone, ma proseguimento. racconterò eventuali questioni per te e grazie tante, ringraziamo Simone Sì, Bionda che ci lascia per grazie andare mille. con l'altro gruppo e nel frattempo accogliamo la Laura Ruggero che aspettate che controllo sì perché la sua Laura ci sei, puoi aprirti il microfono Laura? Laura? Allora, la Laura Ruggero, nel frattempo aspettate che...
Allora, il microfono è attivato, mi sentite? Ora ti sentiamo, allora ben arrivata Laura. Grazie, grazie a tutti voi. Benvenuti. Allora, ci ha raggiunto Laura Ruggero che presento. Laura è una docente di lingua inglese dell'Istituto Comprensivo Statale Figline Valdarno, ambasciatrice Twin in Parla Toscana e ci parlerà del... Scusate, eccoci, non la vedo più la tua presentazione Laura, ci parlerà comunque... Sì, ora ti stavo dando il tempo di chiacchierare, ecco. No, ma mettila pure la presentazione. Ok, vado, ok. Si allora. Sente credo, bene, e, perlomeno io la sento bene. Ruggero parlerà di strumenti, quindi le cedo la parola e buona continuazione. Grazie Simona, grazie. E grazie anche a voi. Allora, come dicevo nell'altro seminario, allora ho suddiviso questo workshop in più parti. Io vorrei presentarvi degli strumenti di condivisione che sono in realtà degli ambienti virtuali come il Padlet e il Genially, e poi vorrei dedicare alcuni minuti anche al progetto eTwinning che noi ambasciatori Toscana abbiamo aperto per condividere buone pratiche con voi. Allora, inizierò dal Padlet. Il Padlet non è altro che un'applicazione web accessibile da qualsiasi browser e l'accesso avviene attraverso account. Una volta generato l'account, mi viene, ecco, io passo avanti, mi viene offerto dei tipi diversi di format da poter scegliere, ma andiamo per gradi. Allora, vediamo che cos'è, intanto, come lo posso utilizzare il Padlet. Come vedete, io ho scritto una raccolta di materiali didattici. Sì, effettivamente posso inserire su questa parete o muro virtuale tutta una serie di materiali diversi per fare lezioni in classe, ma anche per condividere prodotti con i miei studenti. E attraverso un link o attraverso una condivisione anche su Google Classroom è tutto, diciamo, condivisibile. Quando un po' di tempo fa, per esempio, ci si scambiava il link con i miei studenti, adesso oltre al link, appunto, ci sono altri mezzi per condividere. Allora, sul Padlet, su questo che voi vedete, ho raccolto tutta una serie di materiali su un argomento che, notate benissimo, è climate change. Avrete capito che io sono un insegnante d'inglese, perché ovviamente è scritto in inglese, e questo Padlet, per esempio, è stato generato l'anno scorso durante il periodo di DAD. Quindi è un lavoro realizzato insieme ai ragazzi e su cui i ragazzi potevano già da casa caricare oppure scaricare materiale che poteva essere interessante per loro e per poterci lavorare. I materiali sono di diverso tipo, perché già dalle immagini notate che ci sono dei video, ci sono dei PowerPoint, ci sono delle semplici schede, file, ma ci sono altri tipi di materiali come PDF. Allora, si può caricare di tutto. Ora, come ho fatto dall'altra parte, chiedo scusa, ma io volevo fare tutta una serie di interrompi, condivisione, riprendila, perché volevo portarvi direttamente sul dashboard del Padlet che su quella del Genially, per farvi vedere come funzionano direttamente sulla loro piattaforma. Quindi, scusatemi, ma quindi devo interrompere e vado a riprenderlo. Allora vado, ok, a condividere. Ecco, scusatemi un attimo. Intanto voglio condividere con voi la dashboard.
poi vi farò, dovrò ricondividere con voi nuovamente il Padlet che vedevate prima in slide. Ecco, una volta creato l'account, questa è la dashboard. Questa è una frase di rito che Padlet inserisce. Oggi c'è scritto: ci auguriamo che tu stia passando una splendida giornata. Sì, sì, effettivamente è vero, una splendida giornata. Però non l'ho scritta io, è Padlet che si diverte. Allora, guardate che cosa apparirà. Crea un Padlet, partecipa a un Padlet, la galleria. Galleria vuol dire che ci sono dei Padlet già confezionati, a cui voi potete accedere. Ovviamente sono stati generati da altri colleghi come noi. Ecco, e poi c'è l'upgrade. Ecco, a tal proposito vorrei dire che Padlet è sempre stato free, quindi da qualche mese, diciamo che non era il momento giusto questo, il Padlet è a pagamento. Vuol dire che per ogni account lui regala 3 Padlet. Ora, è chiaro che chi era già iscritto su Padlet ha mantenuto lo storico. Qui vedete solo una parte di tutti i Padlet generati nel tempo, sia da me che insieme ai ragazzi. Allora, già cliccando su Crea Padlet, io posso iniziare a generare il mio muro virtuale. Ora, io volevo farvi vedere Climate Change in azione e come l'ho costruito, quindi scusatemi nuovamente, ma io interrompo e chiaramente ritorno da voi per ricondividere direttamente. Allora, Climate Change, condividi, ecco. Ecco, questo è il muro virtuale che voi vedevate sotto forma di screenshot sulla presentazione precedente. Ora, vediamo come l'ho costruito. Intanto mi ha riconosciuto, quindi ecco l'account. Dove lavoro? Bene, ho cliccato su Crea Padlet, ho scelto il format. Lui mi propone una serie di format che possono essere a muro come questo che vedete adesso, però può essere anche un format sotto forma di timeline, quindi di linea del tempo, può essere anche una mappa. Quindi, come vedete, il Padlet è utile a tutti, qualsiasi livello di scuola, ma anche a qualsiasi tipo di disciplina. È ottimo anche per la scuola dell'infanzia, so che ci sono dei colleghi della scuola dell'infanzia. E ottimo perché qui magari i bambini, con l'aiuto dei genitori chiaramente da casa, possono caricare i materiali e condividerli con le loro maestre a scuola o a casa. Daniela, scusa, mi inserisco io, scusa, no Daniela, certamente Laura, mi inserisco io per chiederti da parte di una collega in chat se gli studenti devono avere un account su Padlet. Allora, generalmente nel momento in cui tu presenti il Padlet o qualsiasi altro prodotto, loro l'account lo fanno perché si divertono e gli piace. Però non c'è bisogno di account, perché il Padlet, nel momento in cui io condivido il link che voi vedete qui sulla barra, lo vedete? Sì, penso di sì. E nel momento in cui quel link lo passate o lo condividete, come anche su Google Classroom per esempio, i ragazzi possono accedere direttamente, quindi non c'è bisogno di essere iscritti. Fra l'altro io l'ultimo Padlet l'ho generato giorni fa e ci stanno lavorando i ragazzi e io ho inviato il link, ma non tutti avevano l'account per esempio, quindi anche con il nuovo Padlet rinnovato è la stessa cosa, quindi non c'è bisogno. No. Allora, chiaramente io vado su impostazioni. Allora, precisiamo, dimenticavo di dire che io ho scelto il format. Una volta scelto il format, automaticamente Padlet mi presenta una parete già impostata con un'immagine. Questa immagine io la posso cambiare chiaramente, ora vi farò vedere. Ecco, la rotellina, intanto ho questi simbolini
sulla mia parete vuota, immaginate la parete vuota. Allora io vado su impostazioni, ecco, e già notate che qui c'è scritto un titolo. Attenzione, perché quando voi ottenete la parete da Padlet, troverete un titolo scritto, un titolo che si inventa Padlet, ma lo trovate comunque. Allora io che faccio? Lo seleziono e lo cambio. Ci scrivo il titolo che voglio dargli. Eccolo, lo vedete qui, eccolo. Oh, scusate, ho cliccato. Poi la descrizione, io l'ho definito progetto di scienze, ecco, e lo vedete scritto qui. Però potrei anche scrivere classe prima o classe seconda, oppure bambini dell'infanzia, ecco. Poi l'icona. Ora voi trovate l'orologio, perché prima ho fatto vedere come funzionava ai colleghi e quindi avevo scelto l'icona per così, perché era la prima che mi era venuta. Ora io cambio e va bene, che prendo? Prendo la TV. Bene, ecco, l'avete vista l'icona? Voi potete cambiare tutte le icone che ovviamente desiderate. Poi, ecco, già qui mi dà un'idea di link, però aspettiamo, parliamone dopo. Lo sfondo, lui mi ha dato uno sfondo. Io lo voglio cambiare. Ecco, lui mi ha dato i tulipani, che poi effettivamente è lo sfondo che ho dato io a questo Padlet. Però lo voglio cambiare, basta andare qui, cliccare e scegliere. Colore a tinta unita, lo vuoi sfumato, vuoi delle trame? No, non mi piace, voglio delle immagini. Mi scelgo l'immagine che più mi aggrada. Chiaramente posso anche sceglierla dal mio computer. Ecco, magari riducete l'immagine, magari utilizzando, non so, Paint. Ecco, perché se l'immagine è troppo grande, poi viene sgranata e sicuramente non vi piacerà, quindi riducetela. Ecco, torno indietro. E questi, vedete, i post, ok? I post hanno un titolo che abbiamo scritto noi. Ecco, da qui io posso selezionare il colore dei post. Ma non mi piacciono, li voglio bianchi, torno bianchi. Il carattere, bene, il carattere io ho selezionato questo ed è quello che vedete qui. Ora qui vedete un esempio di prova, fate finta che non ci sia. Anzi, ecco, no. Andiamo avanti. Posizione dei post. Ecco, io avevo selezionato primo, però posso selezionare anche ultimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ultimo post caricato o da me o dai ragazzi, se io lo voglio far comparire come primo a vedersi, cliccherò su primo. Infatti, quando ho fatto l'esperimento con i vostri, con i nostri colleghi prima, ecco, questo era l'esempio di prova, come vedete è al primo posto perché l'avevo selezionato, altrimenti comparirà per ultimo, quindi in fondo al Padlet. Poi ci sono tutta una serie di bottoni, ma generalmente noi, sia io che i ragazzi, non li utilizziamo, commenti, lasciamo così perché così a mio parere è meglio, quindi richiede approvazione, non ci interessa. Quindi vado avanti. Chiaramente devo salvare. È chiaro. Allora, poi... allora, sì, salva. Ok. Chiudi. Adesso, prima di condividere, voglio farvi vedere come si fa un post, come si carica un prodotto. Allora, guardate, c'è un'icona qui in fondo, rosa, con questa croce. Basta cliccarci sopra. Ecco. E già mi è apparso un post, lo vedete? È al primo posto, chiaro, perché io l'ho impostato come primo. Ecco, qui scrivo un titolo. Posso scrivergli quello che voglio. Prova 2. Poi un sottotitolo. E ci scrivo io. Bene. Poi cosa caricherò? Voglio caricare dei file oppure delle immagini, delle fotografie. Bene, allora andrò dalla freccina e qui carico
quello che ho deciso. Scegli file. Cliccando su scegli file, lui ovviamente mi chiede da dove andarlo ad attingere, quindi sul mio computer o la mia cartella mi vado a scegliere i file da caricare. Qui vedete già i precedenti, quelli che sono già caricati, perché ovviamente sono rimasti in memoria. Allora, e io scelgo il file. Poi voglio invece, anziché un file, voglio caricare un video. Bene, lo inserisco da qui. Ecco, vedete già passandoci con la manina appare collega. Ecco, quindi questo è per i link. Questi sono prodotti, ecco, vedete? Ecco, posso selezionare un prodotto, qui non mi piace nulla, io chiudo. E dalla macchina fotografica, attenzione perché se io ci clicco sopra, vedrete la foto, la mia foto, quindi la foto perché sono io davanti al computer, e quindi mi carica, mi scatta la foto e me la carica, ma io non ho questa voglia, allora vado avanti. I tre puntini, guardate quanta scelta avete, quindi diciamo che alla fin fine è molto semplice ed intuitivo. Ora ritorno sul post, lo posso editare, quindi posso ritornarci su, oppure lo posso modificare in altro modo, cioè gli voglio cambiare colore. Perché? Perché magari voglio distinguerlo da un altro, questo è un video, voglio distinguerlo dalle schede. Bene, allora gli do magari, prima avevo selezionato questo, ora gli do il celeste. Bene, come vedete, questo è un video e mi appare in celeste. Allora, su un Padlet io posso caricare qualsiasi tipo di prodotto, lo dicevo prima. Posso dai video, ma anche ad altri, come dire, altri prodotti generati con altri tools. Quindi posso caricare un Genially, posso caricare un Learning App, posso caricare un quiz che hanno generato i ragazzi. Quindi mi dà veramente, come dire, posso utilizzare di tutto. Dicevo anche di là che posso anche caricare un Padlet all'interno di un altro Padlet. E cioè genero due Padlet, poi il link di uno lo copio chiaramente nel Padlet principale e quindi creo un altro collegamento. È chiaro che questo ai ragazzi riesce molto bene. Il Padlet diciamo che è uno degli strumenti più semplici da utilizzare. E i ragazzi, è molto intuitivo, l'avete notato, ma i ragazzi riescono, diciamo, a utilizzarlo con una facilità unica. Anche, va bene che i ragazzi, sappiamo tutti, sono molto svegli, sono molto bravi. Ed è quindi un prodotto molto semplice. Ecco, adesso passo a un altro, un po' più, diciamo, un po' più, non dico difficile, non di sicuro, perché non ritengo siano difficili, però comunque un po' più lungo da costruire, un po' più complicato, ma sempre molto, molto intuitivo, ed è il Genially. Scusami, Laura, ti rinterrompo perché c'è un'altra domanda sempre certo, su vai. Prima che tu passi a Genially. Mi chiedono se i docenti possono collaborare caricando materiale sul Padlet oppure se il Padlet è diciamo gestito soltanto dal creatore. No, perché se io condivido il link non c'è problema. Lo può utilizzare chiunque, per esempio il Padlet si utilizza anche tanto con i miei studenti per i progetti twinning, quando vogliamo collaborare con i partners e quindi noi carichiamo i nostri lavori, quindi a più mani, e poi lo condividiamo caricandolo in piattaforma direttamente con i partners. E i partners, una volta che lo vedono sul TwinSpace, ci possono agire, quindi cliccando sempre su quella famosa icona rosa con la crocetta possono caricare i loro lavori. Quindi sì, è molto semplice il Padlet, a mio parere è il più semplice e quasi quasi mi dispiace che l'abbiano messa a pagamento, perché era
e secondo me è anche tanto, ma tanto utilizzato per questa facilità proprio nell'utilizzo. Ecco. Allora, passo a Save the Planet. Ma ci sono per caso, Laura, delle versioni di prova che si possono utilizzare? Cioè ci sono delle strategie che si possono adottare? No, col Padlet no. Infatti io avevo creato una prova, poi ho preferito farvi vedere direttamente in azione quello, perché si aveva modo di vedere com'è costruito e com'è in costruzione. Questo perché? Perché chiaramente con un account ne hai solo tre. Quindi io vi dirò con tutta franchezza che io li ho già esauriti i miei Padlet, però ho generato un altro account, ho più email, e quindi con l'altra email ne ho generato un altro, e quindi ho a mia disposizione altri tre, ecco, quindi oppure quelli degli alunni. Anche quindi questo diciamo che è un modo per aggirare, certo poi non si possono usare mail all'infinito, però no, certo. Poi diciamo che... Scusi, lei ha detto che a pagamento danno tre tablet. Sì. Quanto materiale ci può andare in un Padlet? Allora, c'è un... Ora non ricordo bene se è 15 megabyte, non vorrei sbagliare, non vorrei sbagliare. Però te lo dice lui, già ti dà l'informazione, quindi noi sappiamo già fin dove possiamo arrivare. Però posso garantire che io ho tutta una serie di Padlet, perché per esempio io non uso libro di testo, utilizzo materiali autoprodotti e i miei materiali sono su Padlet, quindi io condivido sempre Padlet e le dico che ho messo di tutto, ma veramente di tutto e tanto, quindi sì. E poi attenzione, perché quando si arriva a un certo numero di prodotti, è chiaro che poi è Padlet stesso che ti dice basta. Ecco, a me non l'ha mai detto, sinceramente, sincerità. Quindi, però grazie, bisogna metterlo in conto, sì, sicuramente. E poi non dimentichiamoci che ci sono anche i Padlet che generano i ragazzi, che sono condivisibili, quindi in una classe, anche se l'insegnante li ha terminati e dice ma non posso fare altri account, comunque ci sono sempre quelli dei ragazzi, ecco, quindi... Però mi sembra molto simile a Classroom, all'uso che facciamo noi di classe. All'incirca. Ecco, che non è a pagamento, è questo che volevo dire, a questo punto non vedo Classroom, o addirittura noi all'interno del nostro registro che è... abbiamo la condivisione di materiali didattici. Sì, ma guardi, c'è veramente... allora, io ho presentato Padlet, Genially, ma guardi che ce ne sono tanti. C'è anche l'Inuit, per esempio, che è un altro ambiente virtuale dove si può caricare di tutto. Quindi c'è veramente tantissimo. Per cui, sì, non è poi mica detto che debba per forza utilizzare un Padlet. Ecco. No, visto che anche a pagamento, a questo punto ricordiamoci, sì, che la situazione è in Classroom. È vero, purtroppo, guardi, era veramente comodo. Questa novità, ma poi una novità durante la DAD, cioè voglio dire, proprio adesso. Va bene, io passerei a Genially, se sei d'accordo. Certo, ok. Allora, io ho intenzione, scusate, ma qui io prima me l'ha dato dal fondo, scusatemi, pensavo mi facesse ripartire da capo, ma si vede Genially non lo vuole fare. Allora, io prima di spiegare come funziona Genially, ho intenzione di farvelo vedere già realizzato, in modo tale che poi quando si va ad analizzare come è stato costruito, come sono collegate queste slide, voi possiate capire meglio, perché ricordate appunto i movimenti di questo Genially. Allora, intanto anche questo è stato un lavoro, anzi guardate, prima è apparso anche scritto, c'è la presentazione, l'hanno realizzato i miei ragazzi, e sempre lavoro a più mani, e lo hanno creato, cioè è stato questo lavoro a più mani, è stato fatto e scritto in inglese, perché chiaramente l'ho condiviso con i partners poi, e quindi è stato un lavoro a più mani, quindi ovviamente le mani dei ragazzi.
e durante la DAD. Quindi questa è un'altra documentazione di quanto si può fare anche in DAD. Allora, questa è la presentazione vera e propria. Se io voglio capire, non so come funziona, mi è stato inviato questo genial, bello e pronto da guardare, immaginiamo un partner di progetto. Allora, io voglio capire dove sono i bottoni. Bene, se io clicco qui, guardate, già mi dice che qui c'è c'è qualcosa che si mette in azione, ed era il testo come ho visto prima. Scusami Laura se ti interrompo, non stai condividendo, dovresti condividere. No, ma davvero? Sì. È condiviso, perché mi dice interrompi. Allora scusate, non capisco. Riprova, abbi sì, pazienza, magari. Certo. Infatti me lo dice che si è verificato un errore. Vedi, mi appare scritto. Non capisco come va. Se... Ok, scusatemi, Mi dispiace, parlavo a vuoto. Ma figurati. Ora si vede? Sì, sta caricando, sì, ora ce l'abbiamo, grazie. Grazie, meno male, via che tu mi hai avvisato. Okay. Perché qui mi dava proprio la condivisione vera e propria. Ok, allora, come vi dicevo prima, ecco, vedete, questo è il genial già bello pronto. Allora, qui spiegavo, quindi c'è un bottone nascosto che si attiva nel momento in cui io ci passo sopra con il mouse. Però se io non so dove possa essere questo bottone, perché magari ho ricevuto il link io partner e lo voglio vedere, basta che io clicchi qui e mi dice dove è nascosto. Ecco, e io ci vado direttamente. Allora, io clicco. Guardate anche il passaggio delle slide, perché poi lo vedrete in costruzione. Ecco, anche qui si nascondono dei bottoni. Questi sono delle slide di PowerPoint trasformate con Paint in immagini e caricate qui, perché era difficile poter mettere le slide, ecco, questo ve lo dico, e quindi bisogna trasformarle con Paint. E qui c'era un testo. Poi a sua volta all'interno di questa immagine c'era un altro bottone interattivo con il testo. Ok, allora vado avanti. Ecco, anche qui guardate come si attivano, perché quando è stato costruito abbiamo selezionato un tooltip che dopo vediamo. E quindi basta passarci sopra con il mouse e si aprono i testi che hanno scritto i ragazzi. Chiaramente sono ragazzi di seconda media, voi capite, testi molto semplici. Vado avanti. Ecco, anche qui, guardate qui, è stato inserito un testo. Qui non posso cliccare perché tanto non lo vedreste. C'è un altro genial lì, generato da un'alunna. Non lo vedete perché per poterlo vedere devo fare la condivisione. Meet non mi permette di avere questa interazione, insomma. Ecco. E quindi, come vedete, su un Genially io posso inserire un altro Genially, cioè, quindi anche a catena. Posso inserire di tutto, posso inserire anche dei video, posso inserire dei giochi, e infatti a un certo punto, ora io vado veloce, perché non abbiamo tutto questo tempo, e guardate in questo bottone è nascosto un disegno, scannerizzato dall'alunno e poi inserito. È chiaro che su un Genially, in una classe, noi abbiamo tanti diversi tipi di ragazzi, e i livelli sono diversi, le difficoltà sono diverse. Tutti devono partecipare, ognuno nel suo piccolo fa un qualcosa, e quindi tutto è ben accetto, tutto è un lavoro a più mani, e quindi ecco, si lavora verso, come dire, all'insegna dell'inclusione. Ecco, qui ci sono altri testi e così via. Ecco, ora io interrompo questa condivisione perché non voglio annoiarvi. Come vedete, per esempio, ci sono anche le mappe, quindi se si vuole lavorare a geografia, per esempio, può essere un'idea. Anche qui questa mappa è stata creata, è stata resa interattiva. Ecco, anche qui. Ecco. Questi bottoni, per esempio, li abbiamo messi dopo.
si vedono che sono un po' diversi rispetto al testo, e dentro si nasconde qualcos'altro. Qui per esempio si nasconde un Canva. Il Canva è un altro prodotto molto carino per generare dei poster, ed era un Canva appunto generato da uno degli alunni, quindi i ragazzi sono molto liberi di creare quello che vogliono, e quindi poi va caricato ovviamente tutto per dare loro soddisfazione. Ecco. Qui si nasconde un quiz che hanno generato dei ragazzi, e lo hanno generato con, ci sono due quiz, uno, il primo è sempre generato con Genially, un altro quiz che alla fine è con Learning Up. Quindi vedete, diciamo che di strumenti ce ne sono tantissimi da poter utilizzare. Allora, ora interrompo e andiamo direttamente a vedere invece come funziona questo Genially, come si costruisce. Ora scusatemi, interrompo di continuo, però avevo piacere di, più che sulle slide, di farvi vedere direttamente all'opera il lavoro. Ecco. Ora scusatemi, torno intanto su sulla mia dashboard, ok? Allora, chiaramente ho fatto l'account e quindi ora sono posso usufruire di tutti i templates che mi propone Genially. Allora, vediamo, una volta che vi siete segnati, in Inspiration trovate qualsiasi tipo di Genially dedicato a qualsiasi tipo di disciplina, quindi tanto materiale da poter utilizzare in classe. Ci sono tanti tipi diversi di lavori, ce ne sono alcuni di scienze, di matematica molto molto carini, quindi voi potete benissimo aprire questa pagina, prendere e copiarvi il link e utilizzarlo con i vostri studenti. Allora, qui chiaramente vi fa vedere my creations, le mie creazioni. Allora, ma vediamo, andiamo alle origini. Create. Io vi dicevo che potete usare una serie infinita di templates. Genially, mi pare, non so se l'ho detto, è gratis, ma ovviamente per alcune funzioni bisogna pagare. Io vi posso assicurare che non avete limiti su quello free, sulla versione free, non avete limiti di templates, cioè di prodotti. Non avete limiti, potete usare tantissimi tipi diversi di strumenti. Insomma, ecco, a mio avviso non è necessario pagare. Ecco. E, come vedete, potete costruire delle presentazioni, potete costruire delle guide, delle infografiche, delle immagini interattive, delle video presentazioni, scusatemi, dei giochi, dei quiz. Quindi diciamo che possiamo scegliere quello che meglio ci aggrada. Ora, in My Creations, per fare prima, voi vedete tutta una serie di prodotti diversi. Come vedete, ci sono delle presentazioni, ci sono dei quiz. Dove c'è la, vedete che si nota dove c'è la collaborazione, cioè dove il ragazzo l'ha condiviso con me, c'è il segnino, l'icona della condivisione. Infatti questi sono prodotti che hanno creato i ragazzi e che poi hanno condiviso con me, ok? Quindi sono prodotti singoli, cioè prodotti che i ragazzi hanno, magari era un compito a casa, ma loro l'hanno, cioè lavoro molto per compiti di realtà, e quindi loro l'hanno magari generato, l'hanno creato utilizzando un Genially, ecco, quindi un gioco per i loro compagni. Allora, ora vi faccio vedere come è stato costruito. Quindi io vado su Edit, perché ovviamente lo posso editare di continuo. Ecco, intanto sulla barra di sinistra io faccio scorrere, vedete ecco, le varie slide utili a costruire questo Genially.
Io ho preso un template già bello e preimpostato, perché dalla prima pagina, dove vi ho mostrato i vari tipi di lavori che si possono realizzare, cliccandoci sopra avete tutta una serie di templates. I templates sono questi che vedete qui, insomma. E voi potete scegliere quello che più vi piace e poi cambiarlo o cancellare alcune parti come meglio vi pare. Allora, qui quindi vedo le varie pagine, ok? Vediamo. Allora, scusa, posso interromperti un secondo, perché c'è una domanda che mi sembra interessante. C'è una collega che ci chiede se Genially è in qualche modo integrato in Classroom, oppure se possiamo mettere magari sicuramente dei link, no, dei prodotti su Classroom. Sia Teams che Google Classroom, sì. Sono integrati, ok. Sì. Tutti e due, anche Teams. Noi io non so, dunque, siccome, sì. Scusami se sì. Sono sempre qui e poi mi taccio, siccome sì. Sono le 18:30, io non so se tu... Già ora, sì, e quindi non so se tu avevi volevi far vedere il progetto con le Twinning, avevi detto prima? Sì, allora, volevo presentarlo brevemente... E poi invitare ovviamente gli ospiti e quindi i docenti che ci stanno seguendo a iscriversi in piattaforma eTwinning e poi a condividerlo con noi. Cioè, in che modo? Una volta iscritti su eTwinning, o per coloro che lo fanno di già, chiedere il contatto oppure contattare direttamente noi attraverso la posta, che ovviamente c'è in eTwinning. E noi li inseriamo in questo progetto. Pensi, Simona, sia il caso di accennare qualcosa adesso subito e poi chi ha tempo rimane, se vuole vedere come si crea un Genially. Cosa ne pensi? Io credo che possa essere interessante se tu volessi far vedere come si chiama il progetto, un po' qual è l'idea del progetto, perché magari i colleghi, ora stavo dicendo i ragazzi, scusate l'abitudine, sì, siamo tutti ragazzi, ma insomma è un po' la sindrome del professore che mi ha tolto, ma non volevo. Però dicevo, così tutti quanti, magari se sono incuriositi, possono poi approfondire. Non vorrei trattenere forse i colleghi. Vedi, intanto tu vai su eTwinning, così ci fai vedere il progetto. Nel frattempo io volevo, dunque prima parlando di Padlet, non so se ci siamo spiegate male, ma in realtà diciamo una piccola quota di free c'è, nel senso che si possono creare fino a 3 Padlet per ciascun account free, ok? Quindi non è del tutto a pagamento. Poi chiaramente Laura diceva, se ognuno di noi ha 3 account free si possono moltiplicare e si possono fare un sacco di cose, no? Quindi la possibilità di lavorare free c'è. Poi volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto a quello che è stato detto. Trovo che sia molto diverso lavorare con Padlet rispetto al lavoro con Classroom, perché evidentemente il lavoro su Padlet è un lavoro creativo, è un lavoro che mette in campo anche delle altre competenze più trasversali, no? Rispetto alla consultazione di materiale o al caricamento di materiale, ma appunto gioca su competenze collaborative, di gestione anche di una piccola redazione se si fa un lavoro di un certo tipo, abilità proprio di gestire colori, layout, cioè e diciamo che questo tipo di lavoro si amplia anche e può diventare anche più complesso, cioè si può adattare questa attività sia a dei ragazzi molto giovani che a dei ragazzi più grandi, perché poi no, le bacheche si possono far usare anche agli adulti, e insomma a tutti noi è capitato, credo, di dare il feedback magari a delle attività, dei seminari utilizzando dei Padlet, ecco, quindi sono delle attività, degli strumenti che mettono in campo delle competenze un po' diverse da quelle tradizionali, diciamo. Scusate, chiudo il microfono e ti ridò spazio. Sì. Allora, vedete chiaramente la condivisione di Dedico, sì?
per sicurezza, qui mi dice che è in condivisione, me lo confermate? Sì, sì, te lo confermo, vedo dedico, sì, vedo la schermata d'inizio. Benissimo, allora dedico è in realtà l'acrostico per, lo leggete anche nel testo, didattica efficace, digitale, integrata, collaborativa, siamo stati un po' lunghi. Ecco, diciamo che questo progetto nasce da un'idea, da un obiettivo, quello di realizzare un ambiente collaborativo di condivisione, di fruizione anche di competenze, dove di buone pratiche, e tutto chiaramente a vantaggio della D. In questo ambiente diciamo che i neofiti possono ovviamente prendere dimestichezza con il Twin Space e quindi imparare a muoversi sul Twin Space, con la speranza che poi possano aprire un progetto e-twinning con altri partners, che siano dei partners italiani o che siano dei partners europei. E poi anche un ambiente, uno spazio in cui poter chiedere aiuto, in cui poter esprimere dei dubbi, e quindi deve diventare uno spazio veramente di scambio reciproco. L'idea è venuta al gruppo ambasciatori della rete toscana, in collaborazione chiaramente con l'USR Toscana e ovviamente anche con la nostra referente pedagogica che ci sta ascoltando e sta interagendo con noi, che è la Simona Bernabei. Ecco, noi vi volevamo appunto invitare a iscrivervi sui Twinning, chi è già iscritto anche a inserirsi su questo progetto, semplicemente perché per uno scambio reciproco. Allora, noi abbiamo creato delle pagine anche di prova, ok? Strumenti virtuali, work in progress, perché? Perché in questo modo su strumenti virtuali possiamo trovare delle idee. Per esempio, io oggi ho parlato di Genially e di Padlet, però per esempio su strumenti virtuali potete andare a ritrovare altri link, altri strumenti da poter utilizzare nella didattica digitale e anche a distanza. Delle questions answers, noi l'abbiamo scritto in inglese, però domande. E scrivere delle domande a cui cercare delle risposte, e le risposte le può dare chiunque iscritto e inserito in questo progetto, quindi la posso dare io, la può dare Simona, ma anche qualcuno di voi può rispondere a una domanda di un collega o di una collega. Attenzione, perché c'è anche il forum, molto molto carino, il forum dove appunto si può collaborare insieme, e io ve lo mostro perché qualora venisse voglia di iniziare un progetto e-twinning a distanza, guardate che il progetto e-twinning è anche utilizzabile nella D, perché comunque è uno spazio di condivisione che potete aprire anche con i vostri alunni e con altri colleghi, e attraverso il forum comunicare con i ragazzi. Ecco, qui ora abbiamo creato dei post così di prova. Se non sbaglio, Laura, voi il 30 parlerete proprio del progetto, no? Quindi vi concentrerete. Noi il 30, sì, avremmo questa intenzione, se viene okay. Confermato il ovviamente il workshop, glielo certo. Faremo sapere chiaramente agli iscritti. E sì, avevamo proprio intenzione di farli muovere sul Twin Space, perché non c'è migliore cosa che mettere le mani in pasta, quindi agire, ecco, certo. Provare. Anzi, forse ecco, possiamo già quasi dare un appuntamento, nel senso che rimane solo il problema del confermare la data, ma sì. vi manderemo una comunicazione su questo, se sì. Volete entrare proprio in un progetto e-twinning sì. E capire come funziona il Twin Space, e perché sicuramente alcuni di voi erano presenti, ho visto dei nomi che già erano presenti al precedente webinar che abbiamo fatto qualche giorno fa con Annalisa e Amalia, però insomma sarà un'occasione per come diceva Laura, mettere le mani in pasta, quindi sì. forse possiamo anche darci appuntamento al prossimo seminario sì. Su questo, che dici? Ecco, sì, io volevo, scusate, scorro velocemente, non voglio farvi girare il capo, allora nell'ultima slide
della presentazione. Lo vedete, vero? Sì, sicuramente. Sì, vediamo. Ho inserito due link. Il primo link è la raccolta che trovate sulla pagina di Indire di tutti i webinar che abbiamo realizzato con il gruppo Ambasciatori Toscana nel mese di aprile-maggio, quindi sempre a favore e in aiuto alla DAD. E trovate qualsiasi tipo di webinar per qualsiasi livello di scuola, ma anche di difficoltà, quindi dal webinar base a quello più diciamo più complicato, ecco, per magari più elaborato. Poi dal portale di appunto iTwinning Indire ho estrapolato questo link, che ovviamente è YouTube appunto. Questo link è il webinar che io ho realizzato l'anno scorso insieme a un altro collega ambasciatore. In questo webinar appunto si spiega come utilizzare il TwinSpace, quindi in maniera molto pratica. Ecco, quindi chi ha magari difficoltà, vuole conoscerlo meglio, può attraverso questo link andarlo a rivedere e quindi anche a sentirsi più sciolto nell'utilizzo di questi strumenti. Ecco, sì. Simona, io sì. Che ho detto tutto, ora mi dispiace se qualcuno aveva voglia di vedere il Genially, però io posso garantire che è piuttosto intuitivo. Per cui, sì, decisamente. E tra l'altro i ragazzi si divertono moltissimo a utilizzarlo, perché è uno strumento anche appunto creativo, che secondo me fa un po' la differenza. Dunque, mi chiedeva la Nadia Buti se invieremo comunicazione per il nuovo webinar. Sì. Nadia, ti confermeremo a tutti, molto probabilmente sarà il 30 di novembre, e stiamo mettendo, proprio definendo questa data, e poi vi manderemo una mail. Stefania ci chiede se abbiamo un canale YouTube. Sì, il canale YouTube è Twinning Toscana, e trovi tutte le attività che abbiamo fatto fin qui negli anni, quindi da insomma un bel po' di materiale, e tra l'altro c'è anche materiale di un progetto Erasmus dedicato al CLIL, per chi fosse interessato. A me dispiace che ci dobbiamo interrompere, perché sicuramente Laura avrebbe avuto molte altre cose interessanti, ma le riprenderemo senz'altro, Laura, perché insomma il progetto sarà un buon punto di partenza per guidare i nostri colleghi all'interno di Twinning. Quindi potremmo, se vuoi salutare, io poi chiuderei. Sì, sì, poi potremo inserire i link di cui stiamo parlando direttamente lì sul TeamSpace, quindi troveranno tutto. Ecco, io nulla, vi ringrazio tantissimo per la pazienza che avete avuto ad ascoltarci, e spero di ritrovarvi il 30, e nulla, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Allora, mi unisco ai saluti di Laura, ringrazio naturalmente Simone Bionda e Laura Ruggero per questo bel webinar che hanno condotto. Ringrazio Daniela Cecchi, USR Toscana, che è la nostra referente istituzionale, che ci aiuta moltissimo in questo percorso formativo di Twinning Toscana, e vi do appuntamento al prossimo webinar. Vi daremo informazione sia via mail che su Facebook e Twinning Toscana, quindi se voi siete su Facebook potete seguire la pagina, perché cioè non è in realtà una pagina ma è un profilo, quindi potete chiedere l'amicizia, e noi lì pubblichiamo tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale delle nostre iniziative. Ringrazio tutti, scusate, siamo andati un po' lunghi, sono le 18:44, ci vediamo presto, buona serata e a presto, arrivederci.